Gianni Colacione, oggi 18 agosto 2014 siamo a Ostia, è una manifestazione diciamo all'interno dell'estate romana, Ostia Cinema Station. Abbiamo assistito a un film interessante, Everyday Rebellion si chiama, di Riady Brothers, che è stato un po' un reportage su fenomeni di manifestazioni non violente in questi ultimi anni. Questo film è del 2013 e incontriamo Roberto Natale, che conosciamo già come giornalista RAI, collaboratore e importante diciamo, rappresentante delle istituzioni, che è Laura Boldrini. Gli chiediamo un po' anche una diciamo, visione professionale, da un punto di vista professionale, come gli è sembrato questo film, che poi insomma è un reportage più che un film, e anche un pochino come persona vicina alle istituzioni. A me il reportage è sembrato molto interessante perché ha legato con un filo manifestazioni, proteste, iniziative di cui sentiamo parlare, a dire il vero, poco, tranne quella di Occupy Wall Street e un po' quella spagnola, le altre non hanno avuto grande risalto nella nostra informazione, ma ne sentiamo comunque sempre parlare in maniera slegata, episodica, affiorano ogni tanto nei telegiornali o nei giornali. L'esperimento interessante secondo me è che hanno appunto tirato un filo comune e hanno consentito di leggere in maniera più generale i problemi che attraversiamo in questa fase, non solo in Europa, e serve anche a dare diciamo, una spinta ottimistica, mettere in connessione queste forme di lotta aiuta a vedere più facilmente quante siano le forme di critica che ci sono alle molte sempre più evidenti contraddizioni dell'assetto esistente, anche se alcune di queste rispetto all'epoca in cui sono state girate attraverso una fase meno felice, il fenomeno di Occupy Wall Street che 2 anni fa sembrava avere forza trascinante, sembra essersi un po' arenato. Però l'essenziale, mi pare, al di là dello sviluppo di questo o quella, è che rimangono vivi, purtroppo vivissimi, i motivi di critica all'assetto esistente. Mi pare che, e il film, il reportage lo conferma, è che mai come oggi l'assetto sociale mostra contraddizioni così evidenti da spingerci a cercare soluzioni diverse. Nell'introduzione che è stata fatta da Giuseppe De Marzo al reportage di stasera si ricordava in pochi dati la crescita spaventosa dei livelli di povertà nel nostro paese e in Europa. E è il dato che più clamorosamente dice che questo assetto non può reggere. E lei ha esordito parlando appunto di alcuni di questi movimenti che sono qui stati in qualche modo rappresentati, citati e anche spiegati in qualche modo, che non hanno avuto la dignità un po' della cronaca, non sono stati conosciuti come altri. Ecco, io appunto le volevo chiedere proprio sul fatto dell'informazione, sulla questione informazione. Lei pensa che in Italia, dato che come nelle premesse, nella presentazione iniziale prima della proiezione, insomma la situazione economica è abbastanza grave, ecco, lei pensa che l'informazione in Italia sia all'altezza, si stia dimostrando all'altezza di dar voce un po' a questo disagio, oppure magari si adagia un po' su titoli, magari sempre mettendo in prima pagina personaggi come al solito della politica, visto che sono insomma, problemi dilaganti questi qua della povertà, famiglie che stanno sotto i livelli di vivibilità, insomma. È sempre difficile dare giudizi generali, quindi dire l'informazione, però ecco, tentiamo una generalizzazione. Io credo che non siamo ancora a livello di un'informazione adeguata alla gravità della crisi. Se penso a qualche anno fa, dico che stavamo persino peggio. Negli anni del berlusconismo più forte, la crisi veniva totalmente negata. Ricordo che addirittura c'erano telegiornali in cui non si potevano intervistare le persone per strada
in cui persone per strada che dicessero: non ho potuto fare il regalo a mio figlio per la Befana perché non avevo i soldi. E l'irritante. Mi scusi, volevo sottolineare questa cosa: non si potevano intervistare persone? Non si poteva mandare in onda le interviste a passanti che testimoniavano con la forza di casi concreti il fatto che la crisi stesse colpendo i consumi familiari. E magari anche questo. Questa negazione mediatica della crisi è stata uno dei motivi per i quali l'Italia poi nella crisi ci è precipitata in maniera ancora più dura. Oggi questa negazione della crisi non c'è a livello mediatico. La forza, purtroppo, la forza della crisi economico-sociale si è imposta e ha stracciato quella costruzione di cartapesta. Ricordate che qualche anno fa sembrava che il primo problema di noi cittadini italiani fosse quello della sicurezza, sembrava che il lavoro non fosse un problema, sembrava che il problema principale fosse quello degli immigrati violenti che creavano un clima invivibile nelle nostre città. Poi si è scoperto che era una strategia d'allarme sociale fatta a fini elettoralistici e che al tempo stesso veniva occultata la durezza della crisi economico-sociale. Oggi la durezza della crisi non si riesce più a occultarla, è sempre di più il primo tema, anche se lei ha ragione nel dirlo, lo si affronta soprattutto attraverso le parole del racconto di chi questa crisi prova a gestirla politicamente. Quindi si parla più frequentemente di quanto capitasse in passato di crisi, ma se ne parla soprattutto con i messaggi di ottimismo che chi è al governo cerca di trasmettere. Un racconto vero delle cause della crisi ancora non c'è, e non c'è, credo manchi ancora una dimensione sufficientemente europea del racconto di questa crisi, che sempre più si sta mostrando come crisi che investe un intero modello di sviluppo. E rapidamente un'ultima cosa, lei è stato molto gentile, come uomo vicino anche all'istituzione, questa scommessa su cui molti italiani hanno puntato, Renzi, gliela farà o non gliela farà cambiare questa Italia? Ah, questo non sta a me a dirlo, io faccio adesso il portavoce della Presidente della Camera Laura Boldrini. Diciamo che, come si usa dire, ci dobbiamo augurare che il governo trovi le vie per risolvere questa crisi. È un passaggio delicato, l'intervista la stiamo facendo subito dopo Ferragosto. Ci attende un settembre che sarà, credo, per molti versi piuttosto duro, perché la crisi economico-sociale si sta facendo sempre più acuta, la ripresa vagheggiata continua a non arrivare, i rappresentanti del governo dicono che i segni delle manovre messe in atto potranno dar frutti non prima di 2 o 3 anni, quindi sempre più ci troviamo in una situazione nella quale cenni di cambiamenti diverso, per citare un'espressione cara a Renzi, non si vedono. Io credo che sia importante, per tornare al tema che ci ha fatto arrivare qui stasera, intanto far crescere la consapevolezza. Da abitante di questo municipio, vivo in questo 10° municipio, mi ha fatto piacere vedere che stasera qualche decina, quasi un centinaio di persone ha deciso di passare 2 ore a far crescere la propria consapevolezza. Grazie a Roberto Natale su Libri TV, grazie ancora. Grazie a voi.